Veneto prima anche dello stato di emergenza? Sì, ce l'abbiamo chiesto per prima, 20 giorni, un mese fa. La situazione è drammatica, l'abbiamo già vissuta nella nostra storia, nel 2003, forse nel 2017, ricordo delle annate. Arriverà anche la pioggia, ma nel frattempo dobbiamo attrezzarci anche con indicazioni per i cittadini che sono anche del buon uso della risorsa idrica, dai temi, diciamo, dello spreco, che devono ovviamente essere affrontati fino in fondo. Cosa comporta lo stato di emergenza? Comporta una dimensione giuridica, ma soprattutto comporta la possibilità di accedere ai fondi nazionali della protezione civile, ad esempio per i danni. Pensi solo al tema dell'agricoltura, quanto sta soffrendo l'agricoltura. Ordinanza della regione in arrivo? Stiamo lavorando a un'ordinanza o più che altro a indicazioni rispetto al buon uso della risorsa idrica, ammesso non concesso che servono, perché poi tutti noi cittadini abbiamo senso di responsabilità, però magari una ricognizione di alcune indicazioni decisamente sì.